parla Salvatore. Fui preso da una guardia al Camposanto, proprio nel mentre che rubavo un fiore sulla tomba di un signore, e fui portato via con l'occhio in pianto, tutto tremante, pallido di paura, per essere interrogato su inquestura. Il delegato mi fa: Quanti anni avete? 12, 12 compiuti. Ah, incominciate presto la vostra carriera. E vostro padre è vivo? No, papà è morto in guerra sul San Michele, come scrisse il comandante, dietro quella bandiera svolazzante. E quando più tardi vostra madre saprà? Che dirà di un figlio che non conosce umanità? A tale paternale, sto fanello, che era di un cuore tenero, amoroso, si inginocchiò pentito e vergognoso dicendo: perdonate, perdonatemi. So solo al mondo, son un povero orfanello, perfino mamma bella mi ha lasciato. Ecco perché al verano, vedendo tutte quelle tombe inghirlandate, mentre su quella di mamma mia non c'era niente, tutto si seccava, tutto moriva insieme al cuore che mi si consumava. Ecco perché, vedendo quel monumento pieno di rose rosse come una fiamma, l'ho rubato un fiore, sì, ma per portarlo a mamma. Bello, Bello, bravo, bravi, 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 proprio si vede che siete artisti, lui è attore, artisti proprio. Lui poi da quando va a fare lo studiosi è diventato sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma un giorno dove sta?